Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare però eh, come, faceva uno a diagnosticare, come si faceva a diagnosticare un'ernia? Beh, come si può dire dominava la parte clinica, la parte radiologica diciamo quella più comune, no? la radiografia standard cosiddetta, che comunque secondo me eh, oggi deve essere assolutamente rivalutata perché ripeto, proprio a causa di questi pezzi d'agire molto sofisticati si perdono di vista quelle che sono delle indicazioni chiarissime per il clinico verso il trattamento riabilitativo, verso il trattamento chirurgico. Questo non deve essere mai perso di vista. Perciò diciamo entriamo nel, proprio nel, nel vivo di quella che è poi la sua eh, specializzazione. Certo. Appunto, perché evitiamo adesso l'intervento, abbiamo capito che l'intervento è proprio come ultima razza. Esatto, esatto. Perciò ehm, per, per arrivare all'intervento ci sono secondo me dal primo, almeno da quello che ho capito dal primo, dai primi sintomi proprio non si può assolutamente pensare a un intervento assolutamente Certamente. no bisogna arrivare proprio penso a una paralisi quasi totale insomma, della, Beh, diciamo della... che dopo l'esperienza clinica indica chiaramente quale può essere il percorso diciamo che normalmente accade questo ecco facciamo un esempio pratico per far comprendere meglio questo eh, diciamo questo tipo di problema un paziente si presenta alla nostra attenzione dove lavoro io noi ci proprio specialisti su questo settore qui della colonna vertebrale ricordiamo centro... appunto che lei lavora presso il centro paraplegici di O anzi per prenotare una visita eventualmente con lei si, si può rivolgere al, al CUP dell'ospedale sì, di sì, sì. di ostia per cioè. sì. e, stavo dicendo appunto si prende in carico un paziente si vede intanto le radiografie che, di cui già è possesso il paziente, comunque le indagini che sono già presenti, si fa una visita piuttosto accurata e da lì si parte eh, dando una, un opportuno trattamento farmacologico, chiaramente il paziente deve essere ricontrollato frequentemente almeno diciamo ogni 4-5 giorni, anche ogni settimana anche telefonicamente, mentre se c'è qualche problema di particolarità in particolare si può anticipare la visita e, e si indirizza appunto verso il trattamento di tipo riabilitativo. Noi abbiamo anche una scuola di educazione posturale all'interno della nostra struttura che eh, prevede una prima lezione che è una lezione teorica fatta dal sottoscritto tra l'altro dopodiché c'è tutta una serie di lezioni che sono di tipo eh, pratico. E sono piccoli gruppi con 3-4 persone oppure sono delle lezioni che sono vere e proprie individuali però sono in genere riservate a casi che sono chiaramente più impegnativi. Perfetto, noi per il momento ci fermiamo un attimo perché mi sembra che incomba la pubblicità e la linea passa alla regia appunto a Max Giurastante e poi ritorniamo ancora in studio a parlare appunto di eh, fisiatria, di problemi della colonna vertebrale con appunto, il dottor Stefano Finucci e con i nostri ospiti che poi man mano andranno eh, a intervenire. Siete su Radio Roma? Ed eccoci nuovamente in studio con queste due bellissime canzoni, poi alla fine una dietro l'altra, perché eh, abbiamo scelto sì, Luca Carboni per Mare Mare, però eh, dato che eh, la carriera di Luca Carboni è iniziata proprio con la collaborazione appunto con Lucio Dalla e abbiamo scelto due canzoni che parlassero di mare, ma non a caso, non a caso perché più tardi poi introdurremo anche qualcosa che ha a che fare con il mare, appunto, col nuoto e con, anche con eh, la, appunto, la ginnastica posturale, la, la postura e la cura appunto del. Delle um, patologie appunto legate alla colonna vertebrale. Eh, ritorniamo ancora a parlare appunto con il dottor Stefano Finucci. Ricordiamo okay. che fisiatra è presso il centro paraplegici di Ostia Lido. E... Ostia, Ostia Lido, la stessa cosa, insomma, però, prima abbiamo detto Ostia, Ostia Lido, appunto Lido di Roma, proprio nel. Mm, propriamente detto, e dottor Finucci, appunto. Eh, vabbè, io adesso ho accennato il nuoto, magari parliamo dopo. Magari del nuoto, però, in generale, parliamo degli sport. Eh, uno che ci eh, allora, sono, degli sport che fanno bene per in qualche modo riabilitarsi per quanto riguarda i problemi della schiena della colonna, della colonna, e invece, degli sport che sono, degli sport che sono completamente eh, non indicati, eh, sicuramente dannosi anche. Sì, eh, diciamo che bisogna fare una distinzione importante. In generale diciamo, un soggetto che eh, non ha nessun problema di mal di schiena, non ha nessun tipo di lesione comunque diciamo, né vertebrale né discale, può praticare praticamente qualsiasi tipo di sport. Quando si affaccia a qualche problematica, sia la presenza di ernie e procedure discali, bisogna stare un pochino più attenti perché vi sono dei sport che sono molto più traumatici per quanto riguarda il rachide. Ad esempio, pensiamo ai sport dove c'è un, una grossa competitività, è chiaro che si è chiamati a fare dei sforzi o comunque delle prestazioni sportive che eh, stressano in qualche modo il rack e questo chiaramente non è... Certamente indicato, poi ci sono anche dei sport che possono essere poco simmetrici, ad esempio pensiamo non so, al tennis che tende a sviluppare tutto un emilato, in genere l'emilato dove si utilizza la racchetta può essere destro o sinistro, anche qui bisogna fare poi esercizio esercizi di compenso per riuscire a eh, diciamo, mantenere la simmetria, ricordiamoci che i gruppi muscolari sono inserzionati sulle ossa e quindi è chiaro che condizionano anche l'assetto posturale e ancora eh, possiamo pensare ad esempio che eh, vi sono dei tipi di sport dove vi sono non so, delle vibrazioni oppure vi sono dei, diciamo, dei continui traumi in sede lombosacrale, sacrale delle, delle sollecitazioni proprio in senso verticale che ovviamente alla persona che eh, ha già una lombalgia possano dare possono dei danni, si pensi per esempio anche so, eh, all'utilizzo di, di barche a motore a alta velocità per esempio sull'acqua, già di per sé possono dare lesioni per i contraccolpi che possono essere, oppure la persona che insomma, deve iniziare ad andare a cavallo e ancora non, non ha una buona padronanza di questo tipo di sport può dare lesioni in questa sede comunque le patologie discali e vertebrali possono essere molteplici, si pensi per esempio a uno scivolamento di una vertebra sull'altra, chiamata spondilo stesi. in questo caso insomma, il soggetto che vuole fare bicicletta eh, ha delle difficoltà perché deve mettere in flessione il busto e il tronco quindi è chiaro che facilita il dolore per uno schiacciamento dei nervi stessi, insomma voglio dire, non si può fare come eh, abbiamo detto già prima, almeno in Parte eh, diciamo una diciamo un'indicazione così eh, generale. In rapporto al tipo di problema che ha ciascun paziente, si deve scegliere uno sport e bisogna rispettare chiaramente anche i gusti dello stesso paziente. Certo. E comunque lei ha parlato prima dei soggetti eh, diciamo, normali a livello punto patologico per quanto riguarda la colonna vertebrale, ma ci sono degli sport eventualmente che possono in qualche modo favorire l'insorgere di eh, patologie. Vertebrali. Sì, certamente, almeno secondo le pubblicazioni che noi possiamo leggere sulla letteratura internazionale, si è visto che alcune attività sportive che sono derivate anche dall'aerobica, paradossalmente, come per esempio lo step, il fatto di salire e scendere velocemente alcuni gradini, possono favorire l'insorgere di lesioni, di scali. Quindi bisogna, stare molto, bisogna prestare molta attenzione a questi tipi di sport, così come anche il sollevamento di pesi, che viene fatto spesso dal sesso, più spesso dal sesso maschile, ma anche dal sesso femminile, se non si ha un allenatore che è molto competente proprio in modo specifico sulle problematiche dell'arachialgia, cioè del dolore di okay. colonna vertebrale, in questo caso possono insorgere e le proprie lesioni discali. In altri termini possiamo dire che il soggetto che ha comunque diciamo, un'arachialgia un, diciamo, un, un può eseguire lo sviluppo di tutti quanti i muscoli, però deve essere fatto in modo analitico e deve essere eseguito da una persona particolarmente competente. Perciò diciamo che se a una certa. Diciamo, diciamo, nella, nella pre, come dire? Ehm, un ragazzo, insomma, nella, nel, durante l'accrescimento sì. un genitore viene da lei e dice. Che per evitare problemi alla colonna. Lei che, che sport consiglia per mio figlio? Ci cioè, sono degli sport che lei escluderebbe a priori e degli sport che potrebbe consigliare? Diciamo che dipende anche da dove vengono fatti. Sport faccio, faccio un esempio molto diciamo pratico. Siamo che la Roma è una radio sportiva, magari qualcuno, qualche radio ascoltatore, magari si arrabbierà, magari prenderà, cioè, ma come? Però... no? No, però ecco per fare un esempio. È anche una radio sportiva, non solo certo, certo. Non so, Se io faccio un'attività di calcio, è molto importante il tipo di terreno dove esercito questo tipo di attività sportiva. Ad esempio, se è un terreno sintetico, in questo caso la colonna vertebrale viene sollecitata molto più rispetto a un terreno naturale e questo si può eh, appunto verificare semplicemente provando a fare una partita di pallone in un campo rispetto all'altro lo, lo stesso discorso riguarda anche chi gioca a tennis è molto più importante è favorevole, fa meglio anche alla salute giocare su un terreno che può essere fatto in terra piuttosto che un terreno sintetico anche per un discorso che non riguarda soltanto la colonna ma anche tutto l'apparato muscolo legamentoso degli arti inferiori che spesso si rovinano Frequentemente. Certo, infatti, giocare a calcetto con un terreno sintetico, spesso gli ospedali sono pieni il punto di di persone esatto, con i legamenti incrociati, completamente sessionati sì, o anche sì. rotti. Sì. Eh, senta invece, per quanto riguarda, è uno, eh, quando, una volta che è insorta la patologia. Eh, come eh, e con, per esempio, diciamo un calciatore, così, un calciatore anche professionista o semiprofessionista, perché magari il dilettante dice: Vabbè, non gioco più e finisce così. Diciamo il calciatore adesso senza fare nomi, però, un calciatore di Serie A per esempio all'improvviso, anche i calciatori di Serie A possono avere problemi alla colonna, eh, anche se rivediamo atletici, tutto quanto, però. E, deve smettere di giocare poi? No, oppure. No. No, normalmente se non sono diciamo, problemi di, di elevatissimo profilo, particolarmente gravi, dovuti a traumi, dove sono anche avute, delle, sono avute delle, delle fratture vertebrali insomma problemi ovviamente importanti, in genere non si smette di giocare. Si è dato tanto, come ho detto già in precedenza, di seguire la persona dal punto di vista riabilitativo dall'evento acuto fino al termine del ciclo riabilitativo Normalmente sono, sono individui che possono recuperare molto bene e tornare a fare la loro attività sportiva come accade chiaramente quotidianamente. Anche con una produzione un'ernia di scale? Sì, this is